Ciao a tutti ragazzi, io sono .0 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come andare a realizzare il cielo del presepe. E quindi, sigla! Eccoci tornati. Come appunto detto prima della sigla, oggi farò vedere come andare a realizzare il cielo del presepe. Partendo dal presupposto che questa realizzazione ha poche differenze rispetto a quelle degli anni passati, anche perché i cieli del presepe in questo caso sono sempre in fibra ottica, l'unica cosa che cambia è il telaio. Questo perché ho voluto rinforzare, rendere più resistente il telaio, ma lasciando il peso comunque indifferente, e ovviamente ho cambiato anche il metodo con cui viene, diciamo, sostenuto sopra il presepe. Ma adesso bando alle ciance e vi lascio al video. Ok, cominciamo con l'andare a creare i telai. Per prima cosa, infatti, dobbiamo andare a predisporre le assi stesse, mettendo queste cerniere rinforzate e angolari, ovviamente a 90 gradi, e con una larghezza di circa 1,5 cm e una lunghezza di circa 10 cm. Ho scelto queste cerniere, anzi queste staffe così lunghe perché durante l'assemblaggio comunque il tetto subirà delle sollecitazioni anche durante il sollevamento, così riusciranno anche ad oscillare abbastanza bene senza rischiare che le viti abbiano troppo sforzo, anzi facciano troppo sforzo su se stesse. Una volta predisposte le intere assi, possiamo andare appunto ad avvitare le viti. In questo caso, essendo comunque la parte esterna, posso andare a mettere le prime due viti da un lato e poi le altre due viti dall'altro lato. Ovviamente, facendo questo procedimento, dobbiamo stare ancora più attenti nel mettere il tutto più preciso possibile e mettere tutto a livello. Questo è anche uno dei motivi per il quale lo sto facendo sul pavimento, che comunque è dritto, quindi mi aiuta ad avere tutto in un unico livello. Facciamo ovviamente anche l'altro lato. E adesso non ci resta che andare a mettere l'asse centrale. Qui in questo caso il procedimento cambia, anche perché qui dobbiamo andare a mettere una vite da un lato e poi dall'altro lato. Una volta avviate le due viti, non ci resta che mettere le altre rimanenti. In questo caso ho messo delle staffe più larghe, quindi vado a mettere le quattro viti ai quattro buchi agli angoli delle staffe e basta così, senza appunto mettere tutti i buchi, anche perché ci sono ben 10 buchi, qui ne bastano davvero molto molto di meno. Facciamo l'altro lato e poi passiamo al prossimo procedimento. Una volta assemblati entrambi i telai, non ci resta che andare a mettere i pannelli che fungeranno da cielo vero e proprio. In questo caso ho preso dei pannelli in legno da 4 mm di spessore, ho preso dei fogli sani che ho fatto tagliare direttamente nel negozio in cui li ho prese. E anche perché comunque la mia sega circolare da banco non ha tutta questa profondità di taglio, o perlomeno larghezza di taglio, che mi permette di fare questi tagli così larghi. Col trapano e con delle viti autoperforanti, visto che comunque i travetti sono anche abbastanza morbidi come legno, quindi non tendono a spaccarsi, andiamo a mettere le prime viti. Ovviamente prima ai quattro angoli, così abbiamo il pannello già fermo, bloccato, e poi possiamo procedere con l'avvitare le viti restanti. Ok, adesso possiamo andare a verniciare il cielo. La vernice che ho scelto è una vernice blu, non tanto scura, ma neanche tanto chiara. In questo caso io ho preso un campione che ho utilizzato come vernice negli anni passati e ne ho comprato, in questo caso barattoli da un litro, appunto per verniciare direttamente tutti i cieli senza acquistare vernici poi dopo. È una vernice d'acqua molto classica, in questo caso non la diluisco neanche, la passo così al naturale, così non ho bisogno di fare mani aggiuntive al cielo. Il pennello è un classico pennello piatto da 50 mm, così posso andare ad occupare anche una superficie maggiore. Volendo possiamo andarlo a verniciare anche con i rulli, quelli là appunto adatti a queste vernici, anzi appunto i rulli proprio da pittore, e possiamo andare a così essere anche più veloci.
Ovviamente tutto sta a noi anche volendo l'effetto poi che vogliamo avere successivamente. Infatti col pennello tendo sempre ad andare nello stesso verso, mai in verticale se faccio delle linee orizzontali. Questo perché poi una volta con i vari riflessi delle luci, anche durante l'effetto giorno, le pennellate, se fatte male, tendono a vedersi di più, mentre così tutte in orizzontali si vedranno molto molto di meno. Ora, una volta che abbiamo completato la verniciatura, non ci resta che andare a mettere le fibre ottiche. Ho già fatto i fori nel pannello, anche qui fori fateli in maniera casuale, non c'è bisogno di seguire particolari schemi, sta al nostro piacimento fare i fori e dove li vogliamo fare, ovviamente cercando di non lasciare troppi punti vuoti e cercare di farle comunque anche un po' a gruppetti fra di loro. Infiliamo così la fibra ottica che è da 0,75 ed è per questo il motivo per il quale ho messo anche 30 stelle a pannello circa, e anche perché è molto sottile e il puntino che fa è molto piccolo. Per infilarlo, intanto non la incolliamo, ma infiliamo la fibra ottica nel buco fino a quando non fuoriesce un bel po'. La incolliamo e poi la possiamo tagliare. Una volta messa la fibra ottica, non ci resta che andare a modificare il pezzo secondario del cielo, quello che avrà soltanto tre piedi, mettendo queste prolunghe del telaio che fuggiranno da vere e proprie staffe o dirante, se così lo vogliamo chiamare, che si andranno a appoggiare praticamente nel cielo, che ne avrà invece 4 di piedistalli. Vado ovviamente a mettere qui due viti da 10 mm, anche volendo da 80 mm, comunque sia non fa differenza, l'importante è che riesca a bucare entrambi le travi, che sono all'incirca da 5 cm l'uno, quindi 80 mm è l'ideale. Andiamo ad avvitare, ovviamente andiamo a diminuire anche la velocità aumentando la coppia del trapano, anzi dell'avvitatore, così possiamo andare ad avvitare il tutto con più facilità. Una volta assemblato il tutto, non ci resta che salire il cielo nella sua posizione. Ora, in questo caso, questo cielo è molto piccolo rispetto all'altro, quindi posso farlo anche da solo, ma l'altro mi sono fatto aiutare, appunto perché essendo molto ingombrante, anche se non pesa tantissimo, comunque sia è ingombrante, quindi spostarlo da solo è un po' complicato. Mentre questo è abbastanza piccolo, quindi da solo posso farcela. Salgo sulla scala, stando attento ovviamente a non far cadere il cielo e tenendomi bene io. E poi non mi resta per prima cosa che poggiare le due prolunghe, i due diranti sul cielo già montato e poi il cielo stesso sulle staffe montate dei piedistalli. Ovviamente non sarà subito fissato con le viti, intanto lo stabilizzo così e poi man mano che avvito il tutto non mi resta che avvitare con le quattro viti per lato fino a quando il cielo non resta ben stabile. E quindi il video finisce qua. Come avete visto, andare a realizzare questo cielo non è nulla di complicato, anche perché rispetto ai cieli degli anni passati, le tecniche e i materiali sono praticamente rimasti gli stessi. Anche perché dobbiamo considerare che anche questo è un cielo in fibra ottica e ha materiali praticamente 100% lignei, tranne ovviamente i vari angolari che sono in metallo. Però rispetto agli anni passati ho voluto cambiare qualcosa. Infatti, il cielo stesso ha delle assi leggermente più larghe che mi hanno permesso di realizzare meno diranti e fare soltanto quelli praticamente essenziali per mettere i vari pannelli. Anche i sostegni sono più grossi e poi c'è una piccola chicca che all'inizio si era presentata come problema vero e proprio. Anche perché dobbiamo considerare che per ragioni di spazio ho dovuto fare il presepe angolare, non dritto come quello che ho fatto negli anni passati a casa mia. Quindi ho detto, l'altro cielo, come faccio a farlo tenere all'impiedi? Sono tre sostegni, è instabile, non può tenere un lato senza piede, quindi sarebbe rimasto storto. Non posso neanche mettere un palo al centro di presepe perché mi oscurerebbe praticamente la parte centrale del presepe, che è quella dove c'è la capanna. Così, da quando io ho cominciato il presepe, ci ho pensato piano piano, man mano che lo realizzavo, e così ho un'unica soluzione. Fare due diranti laterali che fuoriuscissero dal telaio e si andassero ad appoggiare sulla parte principale del cielo, la parte più lunga. L'ho realizzato così, l'ho appoggiato e il cielo tiene, anche perché alla fine i pali sono ben 5 cm per 5, quindi sono belli robusti. In sé i cieli non pesano neanche tantissimo, forse quello grande peserà un 10-15 kg, neanche tantissimo, quindi i pali sono già belli grossi per quel peso, e sostenere
una parte del cielo, ovviamente laterale, quello più piccolo, è un gioco da ragazzi, anche perché ha soltanto tre piedi, quindi alla fine il sostegno ce l'ha anche quello. Poi anche qui, ovviamente, ho utilizzato la fibra ottica come gli anni passati, e quest'anno ci sono ben 350 stelle realizzate in fibra ottica, alimentate con lampadine incandescenza, quelle classiche da 60 watt, e poi ovviamente anche i laterali sono stati realizzati allo stesso modo. E quindi, che dire, io spero che il video vi sia piaciuto. Nei commenti, sempre, per qualunque informazione, in descrizione troverete tutti i materiali che ho utilizzato in questo video e anche tutti i passaggi che avete visto in questo video. E quindi iscrivetevi al canale se non ancora fatto, lasciate il like, attivate la campanella notifiche per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che escono tutti mercoledì alle 11 e a volte sabato alle 2, quando finisco ogni progetto. E questa settimana anche venerdì e sabato mattina, perché saranno gli ultimi due episodi del presepe. E quindi ciao!